Loretta Ferrari, Lecchese in ferie in Grecia, sull'Acropoli proprio pochi giorni fa, in questo momento all'aeroporto di Atene in attesa di poter rientrare in Italia. Com'è la situazione? La situazione al momento sembra tranquilla, in aeroporto vedo che le persone vanno e vengono senza nessun problema e anche i voli sono tutti presenti, non ci sono cancellazioni né in arrivo né in partenza. Avete attraversato però la zona degli incendi per arrivare all'aeroporto di Atene. Che cosa avete visto? Sì, l'abbiamo attraversata questa mattina e effettivamente le porzioni di territorio bruciate sono veramente tante. Ormai erano ormai tutti spenti gli incendi verso la zona della costa, anche se abbiamo visto ancora elicotteri che portavano i vari blocchi appunto di acqua per spegnere gli incendi, probabilmente quelli sulle zone un pochino più lontane. E in effetti si vedevano ancora stamattina, un po' più sul presto, ancora degli ampi fumi che salivano da dietro le montagne. Si parla di quasi 50 morti. E abbiamo sentito, non abbiamo, non, diciamo che le notizie sono arrivate un pochino alla spicciolata anche a noi, ma soprattutto dall'Italia. Tutti che ci chiedevano appunto se stavamo bene, se eravamo rimasti coinvolti in qualche incidente o un qualche problema legato agli incendi e ci hanno appunto detto di questi morti. E credo di sì perché passando dall'autostrada c'erano anche alcune zone con di abitazioni praticamente completamente distrutte, semiliquefatte, un disastro, veramente una desolazione unica. Voi avete visitato proprio queste zone e nei giorni scorsi e tutto sembrava tranquillo. Effettivamente sì, diciamo che non siamo stati particolarmente attenti a determinate cose, però sembrava tutto tranquillo, non si vedevano situazioni di particolare allarme, perlomeno a un occhio non attento così non sembrava.